Perché mi voglio ammazzare? Che ora è? Le 3.54, anzi 55 adesso, del mattino. Ammazzate voi, ammazzo io. Voilà, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo... Ah, non posso urlare perché sennò i vicini si lamentano. Voilà, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo incredibile ed entusiasmante video scherzo. Prima di cominciare... Prima di cominciare ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per come stanno andando gli ultimi video. Infatti, mamma, tu li hai visti, sì. Tutti. Ti è piaciuto quello là dei post-it? Mamma mia, guarda, non me lo ricordavo. Che cosa andremo a fare quest'oggi? La vittima di questo scherzo sarà mio padre. Sarà uno scherzo telefonico. Adesso lo chiamerò, lui sicuramente starà dormendo perché, cavolo, sono le 4 del mattino. Cioè, poi papà va sempre a letto presto, quindi non è come noi che siamo notturni. Perciò ti ammazza proprio, guarda. Mamma mia. Come ci fa mettere pure la faccia mia? Ci sta, perché tu servi come supporto morale, grazie, ma... Grazie. Perché io ho l'ansia, mi sbrocca del brutto. Così tu mi dici, nulla è bloccato. Cosa dovrò dirgli? La situazione è la seguente. Sto con Federica a Formia, che è distante, tipo, quante ore di macchina da Roma? Sì, un po' d'orette. Poi magari sto di una cazzata, no? No, ma per d'orette mi ricordo. Boh, io sono andato una volta col treno, non mi ricordo. Gli dirò che Federica mi ha buttato fuori di casa perché ha scoperto delle chat con un'altra ragazza. Quindi abbiamo litigato e io non posso più entrare dentro casa. Gli chiederò dei consigli alle 5 del mattino. Che poi sono le 5, sono le 4. Ecco appunto. Mi raccomando, cerchiamo di raggiungere per questo video almeno i classici 30.000 mi piace. Va bene? Ok, partiamo subito. Ti giuro, non voglio sentire, io già non mangio. Allora, papà, vado. Ti giuro. Aspetta, ma mi devo concentrare. Non mi mette ansia. Aspetta, aspetta. Mi devo concentrare. Fammi staccare. Ma io devo sta zitta. Eh sì. Ah, eh no, perché io sto a Formia, te non c'è stato. Ah, c'è, beh, c'è ragione. Tu mi servi come supporto morale perché vabbè, ho paura. Ma pensa se non mi risponde. Pronto. Papu. Oh. Ma stai a dormire? Ma che ore? Le 4. Le 4? Ma che è successo? Ma non hai capito, sto a Formia con Federica, no? Vabbè? È successo che stavamo sul divano e a un certo punto io stavo col telefono su WhatsApp e sono uscite fuori delle chat con una ragazza. E in pratica lei le ha viste, si è incazzata, ha cominciato a urlare, a strillare di sotto, di sopra e mi ha cacciato di casa. Io mo sto qua fuori e non me lo fa rientrare. Ma che cazzo sta di? È così. Cioè io no? Cioè non ho capito, ma a Formia stai? Non hai capito, c'è sta pure un cane che mi sta guardando 2 ore, probabilmente mo questo mi salta addosso e mi ammazza. Ma fa tutte te i combini. Oh, ma non è colpa mia, cioè se quella è isterica. Ma, cioè io non ho capito, Anthony, ma... Pa, te prego, non so che fa, dammi un consiglio, la sto chiamando... È tipo mezz'ora che sto qua fuori. Ma non è niente, mi sta a fare uno scherzo, no? Ma pa, ma ti pare che ti faccio uno scherzo alle 4 di notte? Guarda, mi fa incazzare, eh. No, ma che, papà, ti prego, mi puoi dare una mano? Io non so disperato. Mano come? Ti do una mano? Ti conosco io questa, ma che mano ti do? Fa freddo, papà, ti prego, aiutami. Aiutami, ma io dico tutte le stronzate, fai te, fai. Ma non è colpa mia, cioè è lei che si è impazzita. Ma chiama, parla strano, ma di qualcosa. Lo sto facendo, la sto chiamando da tipo mezz'ora, ma non me se incula. Ma io dico, ma che c'è pure questa? C'hai ragione, infatti io la lascio, non me ne frega niente, io la lascio proprio. Cioè, mo porco due, oh... Sto qua per strada, non... c'ho pure il portafoglio dentro, capito? Sono rimasto solo col telefono perché ce l'avevo in mano. Ma che chiama, gli fatti ridare le cose tu e basta. E vattene. Ma sto pure a suonare, non mi apre nessuno, non mi si caga nessuno. Pensa, scherza, ma...
Anthony, ma che mi sta a fare uno scherzo, eh? Guarda, mi fai scherzare. Papà, ma quale scherzo? Ma quale scherzo? No, non è così, pa, cioè... Oddio. Anthony, te mi sta a fare... Anthony... Te mi sta a fare uno scherzo, Anthony. Ancora, ancora, mamma mia. Anthony, mi fa incazzare, eh? Mi hai svegliato alle 4 di notte per far coglione. No... Oh, perché non mi capisci, papà? Ma perché? Perché non mi capisci? Ma come, papà? Ma scusa, no? Ma allora chiama, fatti da le cose tue e prendi il taxi, no? Se è così veramente, no? Mm. Ma porca miseria, ma è possibile una cosa del genere? Ma non c'ho manco i soldi per prendere il taxi. Ho capito, ma non esiste che non ti apro, non ho... Oh. Fatti da qualcosa, chiama, fatti da la roba tua. E te ne vai, no? Ma tu te ne le trovi? Oh, ma che ne so, si vede che attiro la gente matta. Ma come attiri? Anthony. Anthony mi sta a far incazzare davvero, eh? Anthony mi sta a fare lo scherzo. No, ma, cioè, nel senso, c'è sta soltanto mamma qua vicino a me, però... Però non stiamo a fare... Uno, tutti e due, eh? Papà, ti ho attaccato. Io lo sapevo proprio. No, ma poi più che altro a un certo punto non sapevo più che dire. Tu sei incazzato con quindi, me, guarda. Va bene. Dai, c'è andata male, ma beccato che sono sbagliato. Esatto, al momento sbagliato, tra l'altro, perché alle 4 di notte non si può fare una cosa del genere a mio padre, proprio zero. Io mando un grosso bacione a papà che vedrà questo video domani appena si sveglierà. Mua, ti amo, papà. Se siamo riusciti a strapparvi un sorriso, mi raccomando, lasciate un bel mi piace che è sempre gratuito, non costa niente. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, passate sui miei social network, link sono qua sotto in descrizione, soprattutto Instagram, c'è anche Instagram tuo? Ah, sempre! Gente, ci vediamo domani, sempre alle ore 11 su questo canale, con un nuovo video. A domani, bella!